Campus Giardino delle Imprese, alta formazione gratuita online per studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Un'occasione per ripensare e progettare il proprio futuro. Iniziativa Fondazione CR Firenze e Fondazione Golinelli. Nuova puntata dedicata al Giardino delle Imprese, la terza edizione di questo campus di alta formazione promosso da Fondazione Cassa di Risparmio Firenze e Fondazione Golinelli con la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Regionale di Rondine, Cittadella della Pace e Murate Idea Park. Andiamo avanti con le testimonianze dei ragazzi che hanno partecipato alle precedenti edizioni di queste due settimane di alta formazione interamente gratuite per sviluppare lo spirito imprenditoriale dei giovani e con le loro idee valorizzare beni comuni. Ricordiamo che il bando è rivolto a 50 studenti del terzo e quarto anno delle scuole di secondo grado, secondaria di secondo grado delle province di Firenze, Arezzo e Grosseto, e le candidature sono attualmente aperte. Poi vi daremo anche la mail in conclusione di trasmissione alla quale potrete scrivere per avere informazioni, contatti e per mandare la vostra candidatura, avendo poi tutte le informazioni del caso sul sito della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze alla voce Giardino delle Imprese. Salutiamo allora i nostri ospiti, due studenti delle passate edizioni, Agnese Del Colombo, che è una studentessa dell'ISIS Pontormo, ben trovata. Oh, e Diego Namkai, studente dell'ISIS Gobetti Volta. Ciao Diego. Buonasera, ciao. Allora, dunque, voi siete peraltro, avete presentato gli ideatori del progetto arrivato primo classificato del gruppo Genus, di cui fate parte. Questo progetto si chiama BB Bottle. Io vi chiedo di partire proprio da questo, cioè cosa avete pensato e cosa avete realizzato e soprattutto con quale obiettivo. Partiamo da Agnese. Ok, sì. Allora, il nostro progetto si chiama BB Bottle, appunto. E è una borraccia ripiegabile e indossabile sia come braccialetto sia come marsupio. È fatta in silicone e l'abbiamo progettata appunto perché possa ridurre lo spreco di plastica, soprattutto nei festival sul territorio fiorentino. Questa borraccia la si apre. La si può riempire di qualsiasi bevanda e quando è piena la si può indossare come marsupio, mentre quando è vuota, poiché questa non causi ingombro, la si può ripiegare e indossare come bracciale. Come siete arrivati, Diego, a questa idea? A partire da quale esigenza e come siete riusciti a confrontarvi tra di voi e arrivare con il supporto del Giardino delle Imprese a una concretizzazione di quella che era appunto l'idea iniziale? Abbiamo avuto varie fasi di iterazione, diciamo il nostro MTV o comunque la domanda di fondo era come potevamo riuscire a diminuire lo spreco dei contenitori e delle bevande stesse. In questo caso qui eravamo partiti dai concerti, ma si può espandere anche in attività sportive e in generale in attività di riluogo, di incontro. E grazie al Giro delle Imprese abbiamo avuto un sacco di tutor, soprattutto per la parte di design, ma anche della diciamo anche di come possa essere usato, ma anche di quanto sia ecologico e vari processi, anche la parte economica ad esempio, grazie ai vari tutor fornitici e dalle tante ore e le loro anche esperienza in questi settori qua. Quindi soprattutto grazie ai tutor siamo arrivati a questo risultato qua, che è comunque un progetto abbastanza concreto. Eravamo riusciti prima del Covid, diciamo, prima di andare in freeze un po', a fare anche una stampa in 3D, non morbida, ma comunque per capire come era fatto l'oggetto e come poteva essere realmente nelle dimensioni, nell'usabilità. Ecco, quindi grazie. Eravate a un passo, diciamo, dall'averla in mano, avete provato, perché con questo prototipo in 3D siete riusciti ad avere dall'idea, insomma, alla concretezza della vostra invenzione. Sì, era molto vicino, diciamo che in ogni caso era fisico. Cioè c'era già un oggetto fisico, si poteva toccare, si poteva capire com'era la grandezza, già fare domande più concrete, perché un'altra difficoltà che abbiamo trovato e che è stato utilissimo il Giardino delle Imprese per anche farti capire come può, questo tipo di difficoltà anche nel creare un prodotto, è quello del feedback dell'utente e di quello che prova l'utente a usare il tuo prodotto, quindi se può essere un prodotto valido, utile,
e concreto che si possa realizzare, ecco, se c'è un interesse minimo. Ma già il giardino delle imprese, sì. Ok, Prego, prego. il giardino delle imprese diciamo, ci ha fatto capire anche tutti quanti i processi dietro, quindi dalla parte economica alla parte di sviluppo, con un 360 gradi. Agnese, tu che giudizio dai al Giardino delle Imprese, non solo per appunto il supporto che vi ha dato in questo percorso dall'ideazione alla messa in pratica, ma proprio per il tuo percorso di formazione personale? Beh, allora, secondo me, cioè, è stata un'opportunità enorme perché comunque venendo, nel mio caso da un liceo non si ha molto spesso la possibilità di mettere in pratica quello che si è studiato e soprattutto non si ha la possibilità di mettersi in gioco con le proprie idee. Mentre nel Giardino delle Imprese ho avuto proprio questa opportunità di, esprimere le mie idee e poi svilupparle in modo veramente concreto. Tant'è che siamo arrivati alla realizzazione di una startup vera. Quindi, secondo me, il valore fondamentale di questo percorso è proprio la valorizzazione delle idee dei ragazzi. Dovessi rivolgere un invito ai ragazzi che magari possono partecipare alla prossima edizione o sollecitarli, secondo te, che opportunità può essere per loro, insomma, dopo 2 settimane di full immersion, così, in questa esperienza di alta formazione imprenditoriale, cosa ne potrebbero ricavare? Beh, allora, sicuramente ti dà una grande anche stima di te stesso perché ti ritrovi a confrontarti con altre persone e a far valere la tua idea, devi comunque credere in te stesso e quindi questo è un valore che ti dà e che ti rimane non solo all'interno di questo percorso, ma all'interno comunque della vita di tutti i giorni. Ecco, Diego, una curiosità, voi siete arrivati a formare questo gruppo che poi ha portato anche a questo riconoscimento, a questo premio rispetto appunto a BB Bottle, vi conoscevate prima, come si è formato e soprattutto c'erano altre idee in campo da poter progettare? Chi ha scelto proprio questo progetto qui? Come è avvenuto il percorso tra di voi? Allora, nessuno di noi si conosceva, cioè in realtà eravamo due, io e mio compagno di classe, eravamo nello stesso gruppo che Genus. In ogni caso è particolare perché noi eravamo in due gruppi separati e il mio gruppo praticamente si è totalmente sciolto, siamo rimasti in due basso su cinque e ci siamo accorpati a Genus, quindi in realtà abbiamo optato per la loro idea, dato che noi eravamo senza gruppo, in parole povere, abbiamo portato avanti. No, Genus comunque ci piaceva la loro idea già a priori. E siamo entrati a far parte e abbiamo proseguito tutti quanti insieme. Conoscenti, soltanto Bruno, ma in generale abbiamo trovato un ottimo feedback tutti quanti fra di noi, anche se non ci conoscevamo per la maggior parte del gruppo, ecco. Era tutto quanto un'esperienza nuova, ma in un mese la nostra esperienza che abbiamo fatto è stato molto utile. Abbiamo avuto l'opportunità anche di stringere nuove amicizie e conoscere le persone in modo anche nuovo. Una domanda in conclusione che faccio a entrambi, rispetto al percorso universitario, se farete l'università, cosa vi portate con voi del Giardino delle Imprese? Vi ha aiutato, vi ha dato uno step in più per avere un focus maggiore rispetto ai vostri obiettivi? Vabbè, vado io. Per quanto mi riguarda, la mentalità, perché mi ha dato un approccio all'innovazione molto diverso, un approccio all'imprenditorialità che prima non avevo, quindi sicuramente una mentalità diversa, un approccio diverso, che poi si può riproporre anche ad altri contesti. E tu, Diego? Per me invece, cioè, è stata un'esperienza unica e mi ha dato un sacco di basi di studio e anche di idee su possibilità di lavoro e, ad esempio, le start-up e l'innovazione. E sicuramente mi sarà utile anche per gli studi, cioè, diciamo, mi ha reso più ampio la visione delle possibilità di lavoro e di studi futuri, grazie anche a questa esperienza immersiva di una start-up. Quindi, magari in futuro mi piacerebbe anche andare verso un'attività del genere. Cosa che prima non conoscevo nemmeno, ecco, quindi è un'opportunità più che unica questa attività.
Bene, noi ve lo auguriamo e vi ringraziamo per la vostra testimonianza, che spero sia stata d'aiuto per chi ci ascolta e appunto tramite voi anche potrebbe decidere di partecipare alla terza edizione del Giardino delle Imprese. Per informazioni e contatti progetti.formazione@fondazionecrfirenze.it, ma potete andare sul sito della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e avere informazioni sul Giardino delle Imprese. Prossima puntata, altre testimonianze di giovani che hanno partecipato con i loro progetti. Grazie a Diego e Agnese per essere stati con noi. Grazie a te, arrivederci. Arrivederci, grazie. Campus Giardino delle Imprese, alta formazione gratuita online per studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Un'occasione per ripensare e progettare il proprio futuro. Iniziativa Fondazione CR Firenze e Fondazione Golinelli.